Siamo a Cesate in attesa dell'incontro del Coppitalia Saronno Maffeo, primo incontro ufficiale. Al mio fianco il direttore Balzaretti, qualche domandina d'uopo. Che squadra avete fatto, contento della campagna acquisti, che mire al Saronno per quest'anno? Beh, abbiamo cercato di fare una squadra più competitiva dello scorso anno, diciamo che non è ancora completa, mancano ancora un paio di pedine che vedremo prima del 15 sistemare. L'ambizione è quella di fare meglio, quindi di stare dalla parte sinistra della classifica rispetto all'anno scorso e di fare soprattutto un buon calcio. Sulla carta, scorrendo gli acquisti che avete fatto, mi devo complimentare perché sinceramente un 2-3 giocatori di cui non faccio il nome li conoscevo per averli visti giocare più di una volta, perciò mi complimento. Non lo so, vedo, questo è il mio modesto parere, forse manca ancora, mi correggo subito se sbaglio, un centrocampista di quelli, sai, Beh, una delle pedine che stiamo cercando, questo sì. Ora indovina. Vediamo, abbiamo sotto tiro qualcosa, vediamo, insomma, con calcio c'è ancora 15 giorni di tempo, quindi vediamo di fare le cose al meglio senza fretta. Il parere, dato che sei un conoscitore di calcio molto, di squadre, le altre squadre che si sono rinforzate, chi è la favorita quest'anno che non c'è più il Varese? Ma sicuramente il Pavia, perché avendo ripescato il Pavia è una piazza importante che sicuramente farà la squadra per vincere. Poi l'Arconate, l'Arconatese sicuramente, Villo Cassano, il Busto 81 sono squadre ben attrezzate, poi il Lazzate perché non ha cambiato poco, è una squadra tosta. Allora, come si dice, in bocca al lupo, poi ci sentiamo dopo la partita, speriamo che vada tutto bene, grazie. Altra figura importante al mio fianco, presidente Pilato, presidente riduttivo perché scherzosamente mi permetto di dire tutto fare. Siamo in attesa della partita, prima partita ufficiale del Saronno, col Mappello, Coppa Italia, non so che importanza darete, le partite sempre meglio vincerle tutte. Allora presidente, come ho chiesto prima al direttore, avete fatto un discreto, mi permetto io il mio punto di vista, una discreta campagna acquisti, forse anche un po' più discreta, manca ancora qualcosina, mi dica qualcosa in merito. Allora vabbè, la campagna acquisti sicuramente è stata diciamo cercata e voluta dalla signor Balzaretti, perché lui crede in questa squadra e vuole fare bene, quindi scusi, c'è anche lo zampino un po' dell'allenatore, penso. In collaborazione giustamente con l'allenatore, quindi è una cosa importante, loro due collaborano molto bene insieme, quindi sono un corpo unico su questo rifacimento della squadra. Poi per quanto riguarda l'obiettivo della Coppa Italia, la Coppa Italia per noi è importantissima, perché noi quest'anno, a differenza dell'anno scorso, vorremmo lottare su tutti i fronti che possiamo lottare. È logico, poi è la prima partita dei campionati di Coppa Italia, è la prima partita che facciamo ufficiale, quindi sarà solo il tempo e il campo a decidere che cos'è la nostra squadra in questo momento. E finora, col poco che si è visto, che le amichevoli d'agosto hanno un valore relativo, mi dica un parere su ciò che ha visto, dai, di buono della sua squadra rispetto purtroppo all'anno scorso che era stata fatta in fretta. Beh, quello che si può dire rispetto all'anno scorso è che è una squadra che è stata creata e subito si è messo al lavoro per raggiungere certi traguardi e certi obiettivi. È logico, le amichevoli non sono andate molto bene per quanto riguarda il risultato, però per quanto riguarda il gioco in campo, l'aggressività e quello che ci serviva da vedere, sicuramente per noi è stato favorevole tutto questo. Quindi allora diciamo questo, dalla mia, se mi permette, lunga esperienza, se voi farete una buona partenza, senz'altro il pubblico sarà più attirato. Io spero di vedere in questo stadio di Cesate più gente di quella che vedevo l'anno scorso. Lei cosa ne dice? Sì, quanto ho detto inizio preparazione, mi piacerebbe far ritornare
le persone di Saronno, la città di Saronno, gli abitanti di Saronno a vedere questa squadra, perché noi ci teniamo, ci crediamo, e quindi spero che anche il tifo possa arrivare a crederci in questa squadra. Poi oggi soprattutto per noi è una giornata importante, perché perlomeno tutto quello che stiamo facendo oggi lo devolviamo tutto a quello che è successo, ai terremotati, tutto quello che è successo qualche settimana fa. Allora Presidente, noi della VerTV, del mio amico Piero di Saronno, come ha visto l'anno scorso, vi diamo la massima visibilità, nel senso vi facciamo conoscere, si parlerà bene di voi perché vi impegnate, avete fatto tante belle cose. Il nostro augurio è quello di migliorare di tanto, avere un successo proprio generale dei suoi desideri. Grazie. Grazie a voi. Vediamo, come dicevo prima, come si comporta la nuova squadra del Saronno. I dirigenti quest'anno hanno avuto il tempo di formare un'ottima compagine, a quanto sembra, sulla carta, non fatta con premura e con poche nozioni l'anno scorso, che è riuscito ugualmente a salvarsi. Quest'anno abbiamo sentito prima dell'inizio dell'incontro un'intervistina al presidente e al direttore sportivo, ci hanno detto che come minimo Saronno deve sempre posizionarsi dal lato sinistro della classifica, sì. Speriamo che sia così, augurandoci che ci siano più spettatori dell'anno scorso. L'importante sarà vincere tante partite e gli spettatori arriveranno. Veniamo all'incontro, Pizzini in mezzo, mette in area, rovesciata, rete! Numero di scavo, 1 minuto e 38, Saronno già in vantaggio, cross di Pizzini, scavo, una rovesciata acrobatica, portiere l'ha toccata ma non ha potuto far niente. Siamo al termine della partita Coppa Italia, Saronno Mappello, partita terminata 1-0, al mio fianco il marcatore del sottolineo, grandissimo gol dopo 2 minuti, l'amico Michele Scavo, ci ha un po' illusi, ha detto se la partita inizia così. Avete fatto un bel primo tempo, completamente messi sotto gli avversari. Secondo tempo il loro allenatore li avrà strigliati, si è visto più maglie nere che maglie rosse, cos'è, un po' di stanchezza, gli allenamenti, il mese d'agosto, non siete ancora pronti? Vabbè, il primo tempo direi molto molto bene. Sì, il primo tempo cose, non si discute. Abbiamo fatto le cose che il mister ci ha chiesto, a ritmi abbastanza elevati, poi il secondo tempo normale un calo, poi ci hanno messo un uomo su Martucci e siamo calati un po' anche nel gioco, oltre che fisicamente. Però quello che conta sono i 3 punti e adesso cerchiamo di pensare subito a domenica, che c'è l'Arconate, una partita subito difficile e bisogna partire forte anche lì, perché quest'anno vogliamo fare grandi cose. Allora ascoltami, questo è il mio punto di vista, anche un po' condiviso dagli spettatori. Nel primo tempo voi potevate finirlo, metterla in ghiaccio la partita, un bel 2-0, avete fatto belli schemi, così veramente. Secondo tempo, poi dopo qualcosa, non è che giustamente come mi dici domenica c'è un partitone importante, qualcuno si è risparmiato un attimino, oltre che gli avversari sono cresciuti. Ma risparmiati non penso, non so, comunque questo. No, risparmiati no, perché comunque vincere è sempre quello che conta, quindi abbiamo dato tutto, proviamo che siamo calati fisicamente, poi ci ha marcato l'uomo che ci fa gioco, e è normale che un po'. C'è anche lui quest'anno. Sempre l'amico Panzeri, Wilson. L'amico Panzeri, è normale che un po' di calo ci sia stato. Vabbè, dai, Michi, vedi di ripetere più spesso con i gol. Ciao, grazie. Giocatore Zanotti, numero 10 degli avversari del Mappello. Sei il giocatore che in tutti i 90 minuti di partita ho menzionato di più, perché sei stato assolutamente, per noi non ti avevo mai visto, una grossa sorpresa positiva, più pericoloso della tua squadra.
siete partiti male, Saronno va colpito a freddo, poi hanno avuto altre occasioni perché nel primo tempo Saronno ha giocato meglio di voi, voi sembrate un po' timidi. Nel secondo tempo, non so, il vostro allenatore vi ha detto qualcosa, siete entrati e sprombattuto, vi siete dati da fare, tu senza, non è che voglio complimenti, sei emerso sopra tutti. Spiegami un po' il tuo punto di vista della partita. Ma diciamo che prendere il gol dopo 5 minuti non è mai facile, quindi purtroppo siamo andati subito sotto e quindi ovviamente gli avversari avevano più entusiasmo di noi. Siamo riusciti comunque a fare secondo me un buon primo tempo. Nel secondo... Scusa, ma però le occasioni di raddoppiare il Saronno le ha avute. Sì, beh, sicuramente il Saronno poteva fare almeno un altro gol, questo sì. Però comunque prendere gol così non è mai facile, siamo riusciti a crescere nel primo tempo, abbiamo creato anche noi qualcosa. E purtroppo non l'abbiamo segnato, però secondo tempo è stato più equilibrato, probabilmente abbiamo fatto qualcosina in più noi, vabbè, d'altronde loro hanno in vantaggio, ci stava anche difendersi e poi ripartire, e purtroppo però non siamo riusciti a ribaltare il risultato e abbiamo perso. Scott, tu l'anno scorso, così questo mi interessa personalmente, dov'è che giocavi, sempre nel Mappello? No, ho giocato ad Arfro l'anno scorso. Eri ad Arfro, sì. Conosco bene la squadra perché il mio amico Melosi l'ha allenata. Ma tu adesso giochi sempre così, il ritmo di oggi, la capacità di oggi? Speriamo di fare un campionato a questo livello, no, e per... riuscire a portare anche dei risultati alla squadra. Perché io dopo, quando intervisterò l'allenatore e i dirigenti qua, gli dico di prenderti qua a Saronno. Grazie. Sei stato bravissimo, grazie, complimenti. Grazie. Uno dei giocatori del Saronno che ha concluso la partita vittorioso 1-0 col Mappello, non solo a parere mio, ma anche i spettatori in tribuna. Migliore della squadra, d'accordo, Miki Scao ha fatto un grandissimo gol, ma tu ti sei dato da fare, hai creato occasioni e avevo piacere intervistarti perché eri un avversario del mio vecchio Saronno quando giocavi nel Verbano di Mister Barbarito, del presidente Barbarito. Niente, innanzitutto come ti trovi, sei venuto a Saronno e poi parleremo di altre cose. Mi trovo molto bene, per il momento stiamo facendo le cose fatte bene, siamo ancora un po' affaticati, la preparazione è stata dura. Però dai, poco a poco verrà fuori il vero Saronno. La squadra nel primo tempo è piaciuta a tutti, belle manovre. Secondo me tu avresti bisogno, perché io poi glielo dico queste cose anche al mister Antonio, avresti bisogno di uno che ti stia più vicino per gli scambi, uno o due, farti trovare più spesso in area. Tu per concludere. Sì, quello è vero. Oggi Bonfanti, il nostro 97, che secondo me è un fuori categoria, vedrete che in futuro fa delle cose incredibili. Oggi non era in formissima, ma secondo me già da domenica vedrete un altro attacco. Facciamo un piccolo paragone con la squadra che eri l'anno scorso e il Saronno che stai vedendo adesso. Può questo Saronno stare dalla parte sinistra nelle posizioni altine della classifica? Ma guarda, l'anno scorso per me è stato un anno un po' particolare, che praticamente sono stato fermo, sono curato la pubalgia e sono andato a Lazzate. Devo ringraziare Lazzate perché se non fosse stato per loro a quest'ora avrei smesso di giocare a pallone. Siamo, secondo me, come singoli siamo più forti, però là c'è un gran gruppo, vengono fuori dalle situazioni un po' difficili, nelle difficoltà c'è un gran gruppo e riescono a uscirne. Noi stiamo cercando di lavorare per avere un gruppo come quello dell'Azzate e speriamo di trovarlo, e poi come singoli siamo più forti, quindi in teoria possiamo far bene. La domanda, la preghiera che voglio rivolgere a te è questa qua, un giocatore esperto come te, dell'alto, del tuo classe, chiamiamola pure così, della tua esperienza, con Scao, con altri giocatori, Panzeri, dovete cercare appunto di fare un bel gruppo, perché l'anno scorso la squadra era stata composta un po' di fretta e non... ma vi vedo bene. Sì, l'anno scorso è stata fatta una squadra all'ultimo, quest'anno le cose sono state fatte bene e quindi poco a poco noi cerchiamo di migliorare ogni giorno. Bisogna lavorare duro perché qua in queste categorie devi fare sacrificio e correre tanto, e se corri più degli altri alla fine fai la differenza. È quello che stiamo cercando di fare noi. Allora tu tranquillo perché sei Gian Beniamino del pubblico. Sì. Ciao, grazie, e grazie. Mister, vediamo, bello abbronzato, sorridente. L'anno scorso, il campionato scorso non eri così bello, mister. Insomma. No, perché vedi l'avvenire roseo. Sì, diciamo che la prima mezz'ora ho visto Saronno che... Bravo. Poi secondo me abbiamo pagato i tanti infortuni della preparazione, molti di questi che hanno giocato avevano fatto pochi allenamenti e si è visto perché ha cominciato a mancare un pochettino di condizione, e nel secondo tempo ho pensato, e forse è stata la mossa giusta, quella di tamponare un pochettino questa situazione fisica mettendo un difensore in più, perché non volevo più prendere queste giocate sull'esterno con i loro due esterni molto larghi, e ho pensato di allargare la difesa mettendo della Volpe, che è un giovane molto promettente che mi è piaciuto anche stasera quando è entrato.
Senti una cosa, che esula, io mi sono innamorato del numero 10 loro, io prima l'ho intervistato. Bravo. Non mi interesserebbe accaparrarlo. Io no, non ti farebbe no. Comodo un, ma sì, un ottimo giocatore da affiancare a Pizzini. È un ottimo giocatore, per carità, niente da dire. Però io mi tengo i miei, sono contento dei miei e non è una sviolinata, ma è la verità. Non puoi dire diversamente, però adesso permetti la mia piccola puntatina. Te l'ho detto anche a Pizzini. Sai che se Pizzini avesse lì uno che lo capisce bene, di uno o due in area, quante volte ti si presenta in 90 minuti a far gol? È quello su cui stiamo lavorando. Ah, bravo. Allora, il secondo tempo i tuoi sono calati un po' fisicamente, sì. O pensavano già anche magari un po' la partita di domenica che è importante? No, sono calati, ma io credo che sia quello, poi dopo vedremo col tempo se è vero o no, però io credo che sia proprio il problema. Pizzini, Martucci, Greco, lo stesso Pacifico, Commisso. Greco si è visto poco. Tutti hanno avuto dei problemi di preparazione e non hanno fatto tutti gli allenamenti, quindi non avendo fatto bene la preparazione probabilmente in questo momento abbiamo 35 minuti a quel ritmo, che era altissimo. No. L'obiettivo è quello di riuscire a portare 90 minuti così, speriamo di farcela. Io posso dirti che nei primi 35 minuti ho visto quello che voglio io. No, ma veramente da applausi. No, tranquillo. Come allenatore sono soddisfatto del lavoro. Dopo ovviamente sì, è vero, ci sono stati dei problemini, ci siamo allungati troppo perché giocavamo sempre palla lunga, non riuscivamo più a giocare tra le linee perché loro si sono messi a marcare uomo Martucci, quindi non ci lasciavano l'uscita lì. E proprio in funzione di questo nel secondo tempo avevo già in mente di farlo, non volevo farlo così presto, ma poi il fatto che Puricelli avesse i crampi mi ha obbligato a fare il cambio subito. Ascolta, il ragazzino secondo me ha fatto bene. La Coppa Italia, ho parlato prima delle partite col presidente, lui dice che ci tiene anche la Coppa Italia. Sì, io ci tengo anche le partite di allenamento, quindi fai un po' te. Poi quest'anno questi qua. Niente, dai, allora, un'altra cosa che ti riferisco dei tuoi dirigenti, direttore, presidente, devi assicurare a me, a quello che stai dicendo lì, che dovrete stare sempre dalla parte sinistra della classifica. L'obiettivo è quello, non ci nascondiamo. Posti alti dalla parte sinistra. Ci proviamo con tutte le nostre forze. Mi raccomando, mister, in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Ciao. Ciao.